Oggi su Ecologia Verde ti spieghiamo cosa succede se ti punge un'ape e cosa dovresti fare. Iniziamo! Cosa succede se mi punge un'ape? Gli effetti di una puntura di ape includono dolore localizzato, prurito e arrossamento della pelle, ma può anche avere effetti più gravi, poiché il pungiglione può inoculare veleno. L'Apis mellifera inietta da 50 a 100 microgrammi di veleno. Questo avvelenamento causato dalle api è noto come apismo. Tra le conseguenze interne ci sono reazioni anafilattiche, tossiche e sistemiche, che possono portare persino alla morte. La gravità delle reazioni non è uguale per tutte le persone. Condizioni come l'età, le allergie, la sensibilità individuale, il numero di punture ricevute o il tempo trascorso prima del trattamento possono influenzare l'outcome. Dato il potenziale pericolo menzionato, è sempre meglio evitare le punture di un'ape. Come evitare una puntura di un'ape? Il primo punto è non disturbare le api. Le api non attaccano solo perché sì, specialmente perché farlo significa sacrificarsi. Se non le disturbi, non ti attaccheranno. Inoltre, è importante evitare di avvicinarsi al nido, poiché difenderanno le loro larve. In presenza di api, evita movimenti bruschi, colori vistosi e odori forti che potrebbero essere interpretati come una minaccia. Ciò include l'uso diretto di insetticidi su di loro, il tentativo di catturarle, l'uso di abbigliamento dai colori sgargianti o il consumo di bevande molto zuccherate all'aperto. Nei giorni più caldi dell'anno è quando pungono di più, quindi fai particolare attenzione in questi periodi. Cosa fare se mi punge un'ape? Nella maggior parte dei casi le punture d'ape non sono gravi e si consiglia solo di rimuovere il pungiglione dalla pelle. Non è consigliabile premere sulla puntura né applicare alcol. Se sai che la persona punto è allergica alle api, chiama immediatamente il pronto soccorso o recati in ospedale per ricevere tempestivamente il trattamento necessario. Raccontaci, ti è mai pizzicato un'ape? Alla prossima, amici ecologisti!